Il Ghibiborgo, vincendo 1-0 con la Sina Lunghese nel recupero infrasettimanale, ha agganciato in vetta la classifica al Seravezza Pozzi ed atteso domenica pomeriggio alla trasferta di San Giovanni. Alla Fedini, mister Pagliuca, ancora squalificato fino al 7 marzo, dovrà fare a meno dello squalificato Ghini, al suo posto Tagliavacchi o Remorini. Da verificare poi le condizioni fisiche di Maccabruni e dell'Orfanello. All'andata vinse 1-0 il Ghibiborgo con una rete di Ortolini dopo 20 secondi. Il Viareggio è stato a cena in settimana al bistrò alla Cittadella del Carnevale per cercare di superare questo momento difficile. Intanto c'è soddisfazione nell'ambiente bianconero per la partecipazione nell'anno del centenario alla prossima Viareggio Cup. A Prato domenica mancheranno ancora gli infortunati Chiellini ed Udò e lo squalificato Bell'Uomini. Torna invece disponibile Gaie. Il Seravezza è a San Gimignano, penultima in classifica, che domenica ha battuto il Ghibiborgo, quindi è una partita da affrontare con la massima attenzione per evitare brutte sorprese. Se sconta l'ultima giornata di squalifica mister Vangioni, è disponibile in panchina il suo vice Martinelli, squalificato ancora dell'amico è disponibile Borgia. Il Real Forte Querceta riceve il Gavorrana, avversario costruito per un campionato da vertice, anche se a centro classifica, quindi mister Brachi ha chiesto ai suoi di essere accorti. Rientreranno Guidi e Fenati, mentre Biagini è ancora fermo per la seconda giornata di squalifica.